suo vice allenatore, e il professor Claudio Gaudino, che è, credo, è responsabile della preparazione atletica più schillato della storia del calcio, non ha bisogno di presentazione. Io ringrazio i nuovi arrivati, siamo onorati di averli qui a Siena e naturalmente sotto il profilo tecnico credo che la cosa migliore sia che a presentarvi pensi il direttore sportivo, il nostro come sapete cominciata quest'estate con la preparazione del campionato di Serie D, poi grazie all'abnegazione, alla determinazione della società, sono riusciti a essere iscritti al campionato di C. Voglio innanzitutto salutare e ringraziare per il lavoro fatto, ma non è soltanto una fase di circostanza. Abbiamo comunque deciso di cambiare, e mentre parlo per dire anche perché, in quanto vorremmo crescere. Crescere significa dare ai nostri giocatori più conoscenze, dare ai nostri giocatori più basi. Questa è una ottimizzazione del risultato immediato, ma soprattutto creare una base duratura, perché questa società è ambizione. Nessuno può dire dove può arrivare questa stagione, ma sicuramente l'obiettivo è arrivare più possibile. Ma la cosa più importante è comunque costruire. Dicevo al ministro Nasaroni che nella fretta di fare una squadra in soli 20 giorni abbiamo avuto la fortuna di trovarci un gruppo. E questa è una grande base di partenza. Tre volte ho visto la squadra, poi in un certo senso ho... Tre partite. Sì, tre partite diverse. Tra l'altro posso anche dire le partite, quindi con la Pistoiese, con la Fermana a Fermo e poi quella di domenica con il Pescara. Quindi già, posso interrompere un attimo? Quindi già, se ha visto queste partite c'era un motivo per cui le ha viste. No, le ho viste perché in un certo senso ho visto tutto in questo periodo. Giravo parecchio. E poi c'è la fortuna che adesso in C ci sono anche orari sfalsati, quindi hai la possibilità di andare a vedere una partita a Lucca e dopo di domanda di vedere un'altra. È capziosa, ma non era stato allertato per vedere le partite. È casuale. No, no, ma lo spiego, non è un problema. Non ho visto il Siena, io conosco tutte le squadre di questo campionato perché le ho viste tutte. In 11 partite sono stato a Modena, sono stato a Lucca, a Carrara, a tutte le parti. Sono arrivato anche a Pescara per vedere una partita. Sì, quindi da questo qua era più una questione di voler capire un attimino un po' il campionato. Ci aveva già terminato con lo scendere. Sì, avevo già terminato e ho iniziato a muovermi perché volevo capire un pochettino. E comunque, al di là di tutto questo, mi sono fatto un'idea, le posso dire che secondo me il Siena è una squadra che secondo me ha dei valori, è una squadra che in questo momento sicuramente ci sono un paio di squadre e la classifica lo dice, come la Reggiana e il Cesena, che forse sono un pelino più avanti rispetto a come può essere la situazione del Siena, però secondo me il Siena se la può giocare con tutti. È quello che creiamo di fare, nel senso che l'idea è quella di creare i presupposti in cui questa squadra trovi quella consapevolezza, questa voglia di voler imporre la propria mentalità e la voglia di poter giocarsela con tutti fino all'ultimo minuto di ogni partita.